Nella puntata precedente. Dopo avervi raccontato perché Ravenna è una delle città più importanti della storia d'Italia, vi ho portato a vedere i suoi mosaici e tutto ciò che di bello può offrire questa città in appena un giorno di visita. Il tutto seguendo le orme del mitico Dante Alighieri. Sempre restando sulle tracce del sommo poeta, e dato che è un weekend, da che mondo è mondo, è fatto di due giorni, se Ravenna si può vedere in un giorno, in quello che resta può essere una buona idea uscire dalla città e scoprire la zona di Cervia e di Comacchio. Cominciamo proprio da Comacchio, città molto pittoresca, molto bella, costruita su canali, con queste case tutte colorate che dovevano essere viste dai pescatori anticamente, che tornavano in mezzo alla nebbia dopo una lunga giornata di lavoro e che per questo motivo si è guadagnata il soprannome di Piccola Venezia, anche se a dirla tutta, mo qualunque città costruita su due canali con due porte colorate la chiamano la Piccola Venezia, e io sinceramente lo trovo un po' offensivo, innanzitutto perché ogni città ha una sua unicità. Venezia è Venezia, e Comacchio è Comacchio, e ognuno è bella a suo modo. Ma poi soprattutto Comacchio è stato in guerra con Venezia, siamo sicuri che gli fa così piacere essere paragonati? Questo posto ha una storia molto interessante che ha diversi punti di contatto con una storia che vi ho già raccontato su questo canale diverso tempo fa, la storia della Maremma e di Castiglione della Pescaia. Quali sono questi punti di contatto? Tanto per cominciare, anche Comacchio era un antico importante porto etrusco, si chiamava Spina, noi abbiamo ancora oggi il Lido di Spina che richiama quella toponomastica, poi il territorio circostante col passare dei secoli si è trasformato piano piano in una palude, anche se con meccanismi completamente diversi rispetto alla Maremma, che hanno fatto sì che l'economia di questo posto passasse dalla pesca alla produzione di sale con le saline di Comacchio. E infine, se parliamo di paludi, finiremo anche per parlare di bonifiche e di malaria, e a proposito di malaria c'è un aneddoto molto interessante per la storia del nostro paese che vi racconterò tra poco. Famosa ancora di Comacchio sono naturalmente le sue valli, le famose valli di Comacchio, ossia questa gigantesca area palustre acquitrinosa che si trova ai margini della città e che è storicamente fondamentale per l'economia di quest'area, sia per quel che riguarda la pesca che per la produzione di sale. Le saline delle valli di Comacchio sono state in particolar modo molto attive fino al 1984, poi insomma ai giorni nostri producono un po' poco, non sono così tanto redditizie, mentre per quel che riguarda la pesca si pesca ancora tanto oggi. Oggi specialmente la pesca dell'anguilla è una delle cose più caratteristiche della zona, e in particolar modo la struttura più tipica delle valli di Comacchio sono proprio quelle case di legno con la rete a penzoloni sospesa sull'acqua, che a seconda del dialetto si chiamano bilancioni o padelloni, ma che in buona sostanza sono quelle cose che dalle Marche in giù si chiamano trabocchi, le conosciamo un po' tutti e sostanzialmente sono la stessa cosa. Il modo migliore di visitare le valli di Comacchio è senza dubbio noleggiarsi una bicicletta e seguire uno di questi sentieri che costeggia tutta questa enorme area, che è ovviamente un paradiso per il birdwatching. Si trovano tantissime specie di uccelli, specialmente aironi, ma anche fenicotteri rosa, che sono arrivati qui nel 2000 creando la più grande colonia di fenicotteri rosa d'Italia dopo quella della Sardegna. Momento migliore naturalmente durante la nidificazione, insomma chi ama fare le fotografie di avifauna eccetera eccetera, questo è un posto che non vi potete perdere, anche perché questo tipo di ambiente, specialmente al tramonto con la luce giusta, sono sicuro che può creare dei colori pazzeschi. Disgraziatamente non posso fermarmi fin quando meriterebbe fermarsi, ma come al solito è una scusa per tornarci. Parlavamo però a inizio video delle similitudini con la Maremma. Allora, le similitudini ovviamente si capiscono subito, no? Questa è una zona paludosa, la Maremma è anche una zona paludosa, ci sono delle saline importanti, anche a Orbetello abbiamo delle saline importanti, è stata una zona soggetta a una grossa bonifica, specialmente nell'ultimo secolo. Tra l'altro la bonifica delle valli di Comacchio è stato ciò che ha reso possibile trovare i resti dell'antico insediamento di Spina, cioè il primo insediamento etrusco di questa zona d'Italia. Tuttavia c'è una fondamentale e importantissima differenza
differenza tra questo posto e la Maremma, cioè il modo in cui si è formato. Se vi ricordate dal mio video sulla Maremma, la Maremma grossetana era prima mare, che poi si è tappata con un tombolo, è diventato prima una laguna, poi un lago, poi una palude, poi è stato bonificato e è diventato terra. Qua è successo esattamente l'opposto, cioè questa zona un tempo antico era terra, poi col fenomeno della subsidenza il terreno si è abbassato, permettendo che venisse quindi inondato dalle acque salate del mare Adriatico. Ed è per questo motivo che le valli di Comacchio si chiamano valli e non laguna e non lago e non, insomma, con altri termini, perché si sono formate esattamente in questa maniera, il che le rende peraltro ancora oggi molto sensibile alle variazioni della marea, perché quando c'è l'alta marea qui si alza parecchio l'acqua, ma quando c'è la bassa marea compaiono delle secche, compaiono delle zone di fondale un po' dappertutto, che rendono la navigazione delle barche un pochettino così rischiosa, bisogna saperci fare per guidare in queste aree, cioè il fondale è molto basso. Ad ogni modo, tutta la storia di come si è formata questa zona d'Italia la trovate spiegata benissimo nel Museo del Delta Antico di Comacchio, che merita assolutamente una visita, perché capire come si è formato questo posto vi aiuta ad apprezzarlo per davvero, soprattutto vedere come il delta del Po un tempo si spingeva fin qua giù, poi la geologia è cambiata al punto che il delta del Po oggi è più a nord, diciamo al confine tra Emilia e Veneto, e non interessa più questa area, però un tempo arrivava fin qua giù. L'ultima similitudine molto importante con la zona maremmana è la malaria. Ovviamente una zona paludosa, la malaria è stato un problema un po' secolare, non così intenso e così impattante sulla vita quotidiana della popolazione come è stato in Maremma. Tuttavia la malaria nelle valli di Comacchio ha fatto una grande vittima illustre, che è stato proprio il nostro Dante Alighieri. Dante, quando viveva a Ravenna, essendo una persona di cultura, un intellettuale, venne insignito del compito di ambasciatore, se vogliamo, no? E c'era un momento in cui c'era un grande conflitto tra Ravenna e Venezia per una questione legata ai dazi sul sale. Si rischiava quasi la guerra, diciamo, tra Ravenna e Venezia. Allora Guido Novello da Polenta, che governava Ravenna al tempo, chiese a Dante di andare a Venezia per trovare un accordo, sistemare questa situazione. Dante andò, fece il suo lavoro, ma lungo la strada, attraversando le valli di Comacchio, con ogni probabilità fu qui che contrasse la malaria, che in ultima analisi poi fu la causa della sua morte. E voi direte: ma Dante non poteva stare a casa sua per tutto sto casino, per una montagna di sale, che per noi oggi è una roba che si compra a 50 centesimi al supermercato? Beh, dovete sapere che il sale al tempo era davvero l'oro bianco, era una grandissima ricchezza, ma questa storia ve la racconto a Cervia. Cervia naturalmente la conosciamo tutti, perché è una rinomata località di turismo balneare estivo della Riviera Romagnola, no? Specialmente la sua frazione di Milano Marittima. Tra l'altro, curiosità, non so quanti di voi lo sanno, ma Milano Marittima si chiama così proprio perché venne concepita come un'estensione balneare, diciamo, dell'alta società milanese agli inizi del Novecento, cosa che tra l'altro creò una cosa divertente, perché c'erano in questo posto due società completamente distinte, no? Da una parte c'erano i romagnoli e dall'altra parte c'erano i Bausch, che arrivavano dalla grande città industriale, in uno spazio complessivamente molto limitato. Una cosa interessante da sapere di Cervia, visto che parliamo di nomi, è che non si è sempre chiamata così. Un tempo si chiamava Ficocle, poi non si sa bene quando e perché sparisce dalle cronache e ricompare sotto il nome di Cervia. E allora uno si chiede: da dove deriva questo nome? Ci sono due teorie. La prima teoria vuole una leggenda, diciamo, che l'allora vescovo di Lodi, passeggiando nel bosco vicino al litorale, vide una cerva che, vedendo il vescovo, si inchinò ai suoi piedi. Questo vescovo, sconvolto da questo prodigio in qualche modo, decise di chiamare il paese Cervia. L'altra teoria è invece legata a ciò che rende Cervia famosa oltre al mare, cioè il sale, le saline, perché questi accumuli di sale che si formavano appunto per il lavoro nelle saline venivano chiamati acervi in lingua latina, e di conseguenza ad cervi, insomma da lì deriverebbe il nome Cervia. Quale di queste due teorie sia quella giusta non si sa, ma sta di fatto che sul simbolo della città c'è un cervo, non c'è il sale. Comunque, al netto di queste storie interessanti, andiamo a parlare un po' di più di questo sale, che veramente ha delle storie interessanti da raccontarci. Le
saline di Cervia. Se venite fin qua giù, anche solo a farvi una vacanza di mare, non potete non fare un salto in questo spettacolo della natura. Ci sono queste vasche con sto colore rosso che è veramente wow 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 wow. Ma detto ciò, che cos'è, tanto per cominciare, una salina? Se per fare l'albero ci vuole il seme, per fare una salina ci vogliono tre elementi. Primo elemento è il sole, secondo elemento è l'acqua di mare piena di sale e il terzo elemento è un fondale che sia in grado di non far permeare l'acqua, che la trattenga in qualche modo. Diversamente ogni spiaggia sarebbe potenzialmente una salina. Nel caso della salina di Cervia, come si è formato questo fondale? Grazie al delta del Po, che diversi secoli fa arrivava fin qua giù. Poi vi ho già detto che si è spostato un po' più a nord, e nel momento in cui ha abbandonato, tra virgolette, la regione di Cervia, ha lasciato in eredità uno strato di limo, che è questa porcheria nera che mi hanno messo sulle mani per vedere cosa succede alla fine della nostra visita, e che in buona sostanza è ciò che permette a quest'area di poter trattenere l'acqua di mare che viene portata fin dal mare, che sta giù a 2,5 km di distanza più o meno fin qua, per produrre il sale. Adesso ci ricolleghiamo a quel discorso su Dante che facevamo a Comacchio, no? Perché in tempi antichi il sale era realmente l'equivalente del petrolio di oggi, lo chiamavano l'oro bianco. Noi oggi il petrolio lo chiamiamo l'oro nero, loro lo chiamavano l'oro bianco. Era uno dei beni più preziosi possibili, perché oltre a servire in cucina come, insomma, per dare sapore alle cose, era fondamentale per conservare il cibo. Non c'era mica il frigorifero, il freezer un tempo, la carne, il pesce, queste robe qua si conservavano col sale, pertanto era una delle risorse più preziose possibili. E già ai tempi degli antichi romani la zona del mare Adriatico di quest'area qui era una zona importantissima per la produzione di sale, tant'è che la famosissima via Salaria, che ancora oggi esiste a Roma, collegava questa zona del mare Adriatico con Roma ed era la via lungo la quale veniva trasportato il sale fino alla capitale. Anche il termine salario, per indicare uno stipendio, deriva dall'usanza un tempo di pagare delle prestazioni lavorative col sale fisicamente, che era l'equivalente poi dei soldi. Anche quando diciamo che i prezzi sono salati, per dire che sono cari, salato deriva da quello. Vabbè, insomma, avete capito, potremmo andare avanti per 14 minuti, ve lo risparmio. Tuttavia dovete aver capito che chi possedeva il sale un tempo possedeva una risorsa strategica geopolitica di un certo livello, e quindi appunto Ravenna e Venezia stavano litigando su una questione legata ai prezzi, delle tasse, del sale, del commercio eccetera, e stavano venendo alle mani brutte, proprio come oggi si fanno le guerre per il petrolio. E quindi Dante andò a fare quello che vi ho raccontato prima, poi è venuta la malaria eccetera eccetera eccetera. Quello che vedete alle mie spalle sono i famosi acervi di cui parlavo prima, cioè queste montagne di sale che potenzialmente avrebbero potuto dare il nome alla città di Cervia. Tuttavia, le saline di Cervia non hanno come scopo principale al giorno d'oggi la raccolta del sale, perché non viene raccolto ogni anno, dipende da un po' di fattori, per esempio in base al clima, cioè se ha piovuto tanto non vale la pena raccogliere il sale, se invece ha fatto tanto caldo si raccoglie il sale, se negli anni precedenti si è raccolto tanto sale non vale la pena raccoglierlo negli anni successivi, perché lo scopo principale di questa riserva non è tanto la produzione di sale quanto la tutela del patrimonio naturalistico dell'area, di conseguenza la priorità viene data a quello. Anche per questo motivo l'unico modo possibile per visitare le saline di Cervia è fare una visita guidata con le guide del posto, perché non è che si può andare dappertutto, non si può fare foto riprese dappertutto, bisogna essere sicuri di rispettare certe regole. Disclaimer: state vedendo delle immagini col drone dell'area nel suo insieme, ma tenete bene a mente che volare col drone in questo posto è illegale, perché primo è un parco naturale e secondo laggiù c'è una base militare, per cui noi stiamo facendo queste riprese con un operatore di polizia certificato eccetera eccetera, che prima di decollare ha avvisato la base militare di non mandarci cingolati per questo uccellino che vi fa vedere le saline. Una cosa che mi sono dimenticato di dirvi è una vera particolarità del sale di Cervia, che è noto per essere il sale dolce di Cervia. Perché? Perché è talmente puro di cloruro di sodio non contaminato da altri minerali che prima che appena lo mangi è salato ovviamente, ma poi ti lascia un retrogusto vagamente dolciastro, diciamo. È un sale un po' meno salato del salito. Del salito. E infatti ho fatto il bis.
Ora, loro pensano che sia divertente leggere come tu, puoi testimoniare che in realtà è un'agonia costante, che è un costante oscillare tra l'imbarazzo e il desiderio di tuffarsi a mare. Soprattutto c'è questo casco, mi serve perché ora bisogna passare sotto la strada ed è la testa al mio 3 vagarissimamente. Aiuto! 3 Chiudo il mio viaggio a Cervia in bellezza in questo edificio storico, la Casa delle Aie, che oggi ospita un rinomato ristorante, ma che è, pensate, di origine settecentesca. È stato progettato dallo stesso architetto che ha progettato la tomba di Dante Alighieri a Ravenna, e questo direi che chiude perfettamente il cerchio che abbiamo iniziato a Ravenna col funerale di Dante 700 anni fa esatti, per poi proseguire alle Valli di Comacchio, dove Dante prese la sua malattia mentre andava a Venezia a discutere del sale prodotto qui a Cervia. Cervia che peraltro è citata nella Divina Commedia, nell'episodio in cui Dante incontra Guido da Montefeltro, e che altro non è, diciamo, che una delle tante storie interessanti che ha da offrire questa città normalmente conosciuta solo per l'aspetto balneare. E a tal proposito voglio chiudere con una riflessione, perché la Romagna nell'immaginario comune, la Riviera Romagnola, è solamente piadina, squacquerone, bagni, turiste tedesche, quelle cose lì che va bene, ci sta, va benissimo. Però se voi venite a fare una vacanza balneare qua giù in estate, considerate l'ipotesi di prendervi del tempo per fare una piccola gita nell'entroterra, senza spostarvi di tanto spazio, no? Cervia, le Valli di Comacchio, insomma, scoprire ciò che era un tempo l'antico Delta del Po, tutte le sue bellezze naturali, la pace che può offrire, l'avifauna, le storie, la cultura, eccetera. Ed è una cosa che può arricchirvi, secondo me, può rendere la vostra vacanza un qualcosa di più, ma a maggior ragione se volete venirci apposta a fare delle gite, un weekend, da qualunque parte d'Italia veniate, e magari combinare, che ne so, un giorno a Ravenna e il secondo giorno del vostro weekend o a Cervia o alle Valli di Comacchio, per scoprire una delle tante ennesime gemme nascoste del nostro paese. Con questo io vi saluto dalla Casa delle Aie, da Cervia e dalla Romagna è tutto, e noi ci vediamo, yes, al prossimo video.